la costruzione dell'albero non può essere più piccola di così, perché si oppone alla forza che lo comprima. Ma nell'interno del Sole, il Sole ha una massa molto più grande rispetto alla Terra. La forza di gravità è maggiore, la compressione è maggiore, al centro gli atomi sono distrutti completamente, c'è solo plasma, ci sono solo nuclei di elettroni. L'incomprimibilità della materia proprio non gioca nessun ruolo, non esiste. Il nucleo, sì, la forza di gravità contrae il nucleo, il Sole diventa più piccolo e non c'è santi che vengono. Fino al 1930 circa non si conosceva nessun ulteriore ostacolo. Cioè, nel 1930 succede una cosa abbastanza curiosa. Scoperto il compagno di Silvio, Silvio B, scoperto le nane bianche, diciamo che oggi sono conosciutissime. La nana bianca è una stella piccola come la Terra, con la massa del Sole, quindi ha una densità, la Terra è 100 milioni, la densità della nana bianca è dell'ordine del milione di volte quella del Sole, è estremamente compressa. Ora, nel 1930 non si conosceva nessuna ostacolo che potesse impedire alla gravitazione di avere il sopravvento. Quindi si pensava che una volta che esaurita l'energia termonucleare, una volta che il nucleo non avesse, del Sole non avesse più prodotto energia e la gravità avesse ripreso il sopravvento, niente avrebbe potuto fermare il collasso, cioè il collasso sarebbe andato fino dove non si sa, cioè la fisica degli anni 30 non era in condizione di descrivere una situazione di equilibrio successivo, fin dove non si sa. Questo era il punto della situazione. Un fisico indiano molto amato dalla comunità scientifica come una delle persone più buone che abbiano mai calcato le scienze, Subramanian Chandrasekhar, giovanissimo, arriva in Inghilterra e ha avuto un'intuizione che possiamo dire è geniale. Si attacca a un'idea che si è nata proprio in quegli anni lì da un altro fisico, questo famoso nella storia della fisica, Wolfgang Pauli, è stato il più famoso distruttore di strumenti costosi che siano mai esistiti. Cioè, le cronache, praticamente anche un po' leggendarizzate, raccontano che gli bastava entrare in un laboratorio perché strumenti anche costosissimi esplodessero inspiegabilmente. Cioè, è un detto, ricordo la variazione scritta, è un detto che non si sa. Però è un detto che circola nell'ambiente dei fisici, che più un fisico teorico è di gran classe e maggiore la sua capacità di distruggere strumenti costosi. Pare che in questo Wolfgang Pauli fosse imbattibile. Cioè, veramente dicono che bastava che entrasse in uno studio, infatti quando facevano esperimenti con strumenti costosi, mettevano uno fuori e se lo vedevano passare, gli impedivano di entrare, perché altrimenti come entrava lui rompeva il. Comunque, Wolfgang Pauli arriva, che non per niente, è l'inventore del neutrino, hanno fatto un premio Nobel sul neutrino, quindi Wolfgang Pauli ha proprio inventato di Sant'Anna nel neutrino. Aveva appena enunciato un principio fondamentale, che è quello che permette le situazioni successive di equilibrio. Ora vorrei fare una piccola distinzione fra i principi e le teorie, va bene, nel caso poi se andate fuori a fare domanda, ma un principio non è uno sviluppo teorico di una, proprio di una teoria fatta in qualche modo che fa delle enunciazioni. Perché? Perché il principio è una cosa che è così, perché è così? Perché sì. È così. C'è una evidenza che mostra queste cose qua,
fa funzionare le teorie, suffragato dalle teorie, lo si prende come principio, però è indimostrabile, i principi non sono indimostrabili, è un principio, punto e basta. È il principio di esclusione, cioè che dice che particelle con gli stessi numeri quantici, non ci arriviamo alla fisica quantistica perché è proprio l'elemento non toccato, con gli stessi numeri quantici non possono stare vicini. Nell'interno del Sole, così compresso, ci sono, la compressione è tanto forte che ci sono parecchie particelle con gli stessi numeri quantici troppo vicini. E non ci possono stare, così vicine non ci possono stare. C'è un limite, una forza calcolata che si oppone, il principio di esclusione di Pauli si oppone a una contrazione ulteriore. Charles Segar arriva in Inghilterra con un studio proprio sul principio di esclusione di Pauli, che era fresco di stampa, proprio fresco di quegli anni lì, e dice il principio di esclusione di Pauli potrebbe essere quello che impedisce il collasso ulteriore della stella. Fa i calcoli, sì, la impedisce, ma la impedisce sempre, no. Anche il principio di Pauli per gli elettroni del gas di genere, di elettroni che formano parte delle aree bianche, ha un limite, oltre a circa una volta 1,44, circa oltre una volta e mezzo, circa la massa del Sole, neanche lui riesce a opporsi alla contrazione gravitazionale. Quindi abbiamo trovato un altro intoppo, dimensione, l'intoppo di rotazione, l'intoppo di energia termonucleare, l'intoppo di interazione debole, e adesso troviamo l'intoppo in principio di esclusione di Pauli. Il principio di esclusione di Pauli impedisce alle stelle più leggere di 1,44 masse solari di contrarsi. E ha avuto una vita travagliata questo principio, questo limite di Chandra, chiamato limite di Chandrasekhar. Non voglio lanciare accuse di come si chiama così, di classismo. Comunque, Chandrasekhar era indiano, è andato a Londra e per rispetto il personaggio principe dell'astronomia di Londra dell'epoca era Sir Arthur Eddington, grande Arthur Eddington, che pare che in Italia la manzata abbia dato segni. Per rispetto, prima di parlarne alla Royal Society, eccetera, ne parla con Arthur Eddington e gli espone la sua teoria con cifre e calcoli perfetti, stavano insieme benissimo. Eddington non dice niente, si mostra tiepido, poi alla sera, alla riunione, attacca. Prima ancora che Chandrasekhar parlasse, lo attacca con una violenza del tutto inusitata, incomprensibile. Insomma, che Chandrasekhar perché la sua teoria potesse avere un minimo di visibilità, eccetera, ha dovuto andarsene in America. Ha dovuto scappare. Perché Eddington gli aveva messo la prova addosso e non gli dava respirare, non lo lasciava respirare. Chandrasekhar se ne va in America, la notizia prende il giusto risalto. Però si ha a che fare con questo limite di Chandrasekhar, che è 1,44 masse solari. Nel frattempo si studiano nane bianche, nane bianche, e più nane bianche si studiano, più ci si accorge che il limite di Chandrasekhar è non rispettato, ma rispettatissimo. Non è mai stata trovata una nana bianca con massa superiore al limite di Chandrasekhar. Quindi il limite di Chandrasekhar è una statua, proprio bisogna, non si discute, nessuno lo discute. Quindi è un ulteriore ostacolo alla forza di gravità. Però 1,44 volte la massa del Sole, ci sono stelle che hanno 30-40 volte la massa del Sole.
quelle evolvono, diventano supernove, però il residuo, cioè nessuno impedisce che il residuo finale della stella sia superiore a una volta e mezza della massa del Sole. A quelle più pesanti cosa succede? Mistero. Però ormai la fisica galoppa, galoppa osservazione, galoppa teoria, si scoprono le pulsa, misteriosissime anche quelle, poi si individuano, e Oppenheimer, Volkov e un altro che non mi ricordo mai come cavolo si chiami, studiano una cosa di questo genere. Ammettiamo che la massa superi il limite di Chandrasekhar. La repulsione dovuta al principio di Pauli non è sufficiente a tenerla in equilibrio. Il collasso ricomincia, prosegue. Fin dove prosegue? Nella stella, nella nana bianca, sono gli elettroni a contatto che tengono ferma la gravitazione. Però la loro forza vengono schiantati, non c'è niente da fare, il collasso continua. Fin dove? Gli elettroni vengono piantati dentro il protone, li neutralizzano e diventano neutroni. Si forma una stella di neutroni. Ora, questa stella di neutroni rispetta anche lei il principio di esclusione di Pauli. Cioè, prima l'avevo considerato solo per gli elettroni. Per gli protoni è possibile che il principio di esclusione sia unito anche ai protoni, ai neutroni. Sì, Oppenheimer e Volkov hanno calcolato che se il gas è formato solo da neutroni, i neutroni, per lo stesso principio di Pauli di esclusione, si oppongono al collasso. E abbiamo trovato l'ultimo, questo è proprio l'ultimo, degli intoppi. Cioè, il principio di esclusione di Pauli per un gas di neutroni. Cioè, una stella ormai è ridotta a una stella di neutroni. Il vuoto all'interno dell'atomo non esiste più. I neutroni sono praticamente a contatto con l'atomo. Ora, una stella di neutroni è un oggetto che sfugge a qualsiasi immaginazione. Fate conto, prima già la nana bianca, la massa del Sole concentrata dentro una stella grossa come la Terra, era già difficile riuscire a immaginarsela, un miliardo di già. Ora, immaginate una massa della stella di neutroni, di una nana bianca grossa come la Terra, concentrata in una parte del raggio di 10 km. Cioè 6.000, 600, 60, cioè ancora un milione di volte, un milione di volte più di questo. Cioè a questo punto praticamente è un gigantesco nucleo atomico del raggio di alcuni chilometri. La forza di gravità è indescrivibile, cioè non ha senso parlarci, ma cioè, quanto peserebbe un uomo su una stella di neutroni? Non significa niente. Un uomo su una stella di neutroni peserebbe qualche milione, ma non significa niente, perché un uomo su una stella di neutroni sarebbe ridotto a una pellicola dello spessore di un millesimo di millimetro. Proprio la forza della gravità, girando vicino a una stella di neutroni, cosa succederebbe? A far vicino a una stella di neutroni, la forza di marea è talmente forte che ridurrebbe qualsiasi astronauta, ridurrebbe in molecole. Proprio per la... Poi se volete parliamo sempre nei pressi di una stella di neutroni succederebbero cose che non hanno senso, non hanno intuitività col nostro mondo umano. Ma questo è l'ultimo intoppo che si propone della gravitazione. Si oppone per sempre? No. È stato calcolato che per masse superiori a 2,5 volte circa. È un calcolo molto difficile, prima è stato calcolato meno, poi di più, poi di meno, poi di più. Adesso sembra che sia intorno alle 2,5-3 masse solari. Neanche la repulsione dovuta al principio di esclusione di Pauli per un gas di neutroni riesce a opporsi alla gravitazione.
E il collasso a questo punto ricomincia. Dove si ferma? Non si sa. Se collassa una stella di neutroni, entra nel suo raggio di Schwarzschild. Cioè qui la fisica classica non è, ma già prima non era già più sufficiente, non è più in grado di descrivere le cose, ma anche appoggiandoci a quanto si possa la fisica classica, la velocità di fuga da una stella di neutroni è già dell'ordine dei 100.000 km al secondo, cioè bisogna partire a 100.000 e più km al secondo per riuscire a scappare. Se si contrae ancora, diventa più piccola, la velocità di fuga può superare la velocità della luce. Niente può andare più veloce della luce, niente può scappare. E abbiamo formato un buco nero. È quello che viene chiamato un buco nero. Cioè la massa si contrae, entra dentro il cosiddetto orizzonte degli eventi e non se ne può più sapere niente. Quello che avvenga dentro un buco nero è una pura e semplice chiacchiera. Pura e semplice chiacchiera per il semplicissimo fatto che qualunque cosa succeda non potremo mai avere nessuna prova sperimentale. Dato che neanche la luce riesce a uscire, nessuna informazione riesce a uscire, niente può essere attraverso la luce, qualunque cosa ci succeda dentro sono cavoli suoi. Allora, non ci importa niente. Perché? Non potremo mai saperlo, non potremo mai avere una notizia. Una volta entrata dentro l'orizzonte degli eventi, la materia è persa, si conserva la forza di gravità e non se ne sa nient'altro. Cosa succede dentro un buco nero è una chiacchiera fatta per vendere trasmissioni, per vendere pubblicità informativa, per vendere qualche articolo, per vendere qualche intervista, ma non ha nessun senso. Possiamo però giocarci un po', perché allora prima di tutto un buco nero, facciamo la storia, perché vi devo dire la verità, questa è una considerazione di questo, qui sarebbe oggi siete più di 100 persone, non so se qualcuno. Ci occupiamo di conferenze di astronomia da, io le prime cui sono assistito 50 anni fa. 20 spettatori era un successo di buoni. Da quando è uscita la zuppa dei buchi neri, gli spettatori si sono moltiplicati a 5. Perché hanno un forte potere evocativo. In che senso? Però è del tutto così. Ve la racconto la storia. Quando si studiava il collasso ulteriore di una stella di neutroni, Archibald Weber, ne parlava a un congresso e diceva che la luce non ne può uscire. Ora, perché noi vediamo un oggetto? Io vedo un oggetto o perché brilla la luce di luce propria o perché la luce si picchia sopra. Ma se la luce non arriva, io non la vedo. Al buio la luce non c'è, quindi non vedo niente. Il non mancanza di luce è nero. Ora, questo oggetto da cui la luce non poteva uscire, e anche se ci fosse entrata, non sarebbe rimbalzata, sarebbe entrata, non sarebbe più uscita, non lo si poteva vedere da nessuna parte, dato che il fondo del cielo è nero, restava nero su nero. Da qualunque parte gli si girasse attorno, era... appariva nero, cioè non è che apparisse nero, non appariva proprio, non lo si vedeva. Era un oggetto assolutamente invisibile, irrilevabile. E ha dato le parole che hanno dato la storia della faccenda. Allora, adesso vale dire, è come se fosse un buco nero nello spazio. Altro luce. È come se fosse, è stato immediatamente dimenticato. È rimasto un buco nero. Con un sacco di ragazzi, scusate, ve lo dico, che continuano a chiedere, ma cosa porta? Porta di qua, porta di là, un buco nero, c'è un buco nello spazio dove porta, porta da un'altra parte, c'è un buco bianco dall'altra parte, non porta da nessuna parte, non è un buco, è materia che resta lì e non si vede.
è come se fosse un buco nero, ma non è un buco, non è un buco nero, è semplicemente un corpo da cui non esce nessuna forma di luce. I buchi neri noi non li vediamo, non li vediamo mai, per definizione, però li possiamo individuare benissimo. Perché? Per quello che gli succede al corpo. Cioè, io la formaggine non la vedo, ma se ci cade dentro un carro armato, lo vedo quando ci cade. Se ci cade dentro una gente, se ci buttano dentro della roba, lo vedo quando cade. Una volta che è dentro non lo vedo più. Il buco nero noi lo vediamo perché all'attore di alcuni buchi neri ci cade nella roba. E cadendo acquista una velocità tale per cui emette radiazioni e io le vedo. Cioè, la roba che sta cadendo dentro un buco nero non è contenta di caderci e lancia delle grida di agonia fortissime, che sono udibili in tutto l'universo, e noi le vediamo. I quasar, che sono gli oggetti più brillanti dell'universo, fra i migliori brillanti dell'universo, è materia che sta cadendo dentro un buco nero. Non è un buco nero, noi buco nero non vediamo, non vediamo quello che fa la materia quando ci cade dentro, che protesta. Manda fuori tanta luce e noi la vediamo. Nel centro della nostra galassia sembra che ci sia accertato, praticamente accertato, un enorme buco nero costituito da milioni di masse solari. Noi non lo vediamo, ma come facciamo a sapere che c'è? Perché attorno al punto centrale della galassia ci sono delle stelle che girano velocissime. Nel centro della galassia le stelle dovrebbero essere ferme o quasi ferme, gravitazionalmente parlando. E invece camminano come dei treni, cioè camminano molto più veloci di quelle che sono tutte. Invece non dovrebbe. Quando dici enorme buco nero, enorme per massa, non per tutto per. Ah sì, guarda, non è. In effetti, mi ripromettevo, ma mi muore. Guarda, il buco nero centrale della galassia, quando si vedono una presentazione di buchi neri, lo stesso. Il buco nero centrale della galassia dovrebbe avere una massa dell'ordine dei 10 milioni di volte il Sole. Il suo raggio è dell'ordine dei 30 milioni di chilometri. Cioè starebbe tutto dentro l'orbita di Mercurio. Cioè il buco nero è una cosa di una gravità mostruosa. Enorme, ma è piccolissimo. La sua forza di gravità mostruosa decresce con la distanza. Questa è una cosa che vorrei fosse ben chiara, perché mi trovo sempre con ma il buco nero centrale della galassia non è pericoloso, non è perché è distante. Ma non è vero, non è pericoloso per nessuno. Se il Sole non può perché è troppo, riuscisse a diventare un buco nero, avrebbe una gravità spropositata, ma avrebbe un raggio di 3 km. La gravità sarebbe spropositata lì. Mercurio continuerebbe a girare attorno senza neanche accorgersi. La Terra continuerebbe a girare attorno senza neanche accorgersi, perché a 3 milioni di chilometri la gravità è già limita di un milione per un milione, è già limita di 1.000 miliardi di volte. Quindi può essere spropositata quanto vuole vicino al buco nero, per lontano al buco nero non cambia niente. Cioè la gravità cresce con l'inverso del quadrato della distanza, ma a distanza è insignificante. Cioè i pianeti del sistema solare girerebbero attorno a niente, sentirebbero un gran freddo, ma non si accorgerebbero neanche che c'è il buco nero. Sì, se ne accorgerebbero perché giriamo attorno a qualcosa, qualcosa ci deve essere lì, non brilla. Però la gravità dei buchi neri è spropositata, enorme, ma è un fatto terribilmente locale. È un pozzo profondissimo, ma un'imbocatura piccola. Basta passare un metro di distanza e non te ne accorgi neanche che ci sia. Ci devi mettere un piede dentro e caderci dentro per cadere dentro. Ma basta passare lungo. E non ha nessun problema. Sì, infatti noi continueremo a girare assieme come se non fosse.
noi Mercurio, tutti i pianeti, gli asteroidi, tutti quelli che disgraziatamente ci capitassero vicini, verrebbero inghiottiti in maniera molto spettacolare. Perché quando la roba finisce dentro un buco nero, lo fa in maniera estremamente spettacolare. Vi faccio un piccolo esempio di me, per chi ne ha voglia. Diciamo, quando la nebbia arriva proprio in vicinanza del buco nero, ha una velocità che si avvicina alla velocità della luce. Teoricamente sull'orizzonte degli eventi è la velocità della luce, ma diciamo che nei pressi è già vicina alla velocità della luce. Ha una energia cinetica, qui meccanica classica, non c'entra niente la relatività, lasciamola da parte, lasciamola dov'è, che sta benissimo dov'è il mercato. L'energia cinetica, secondo la meccanica di Newton, è un mezzo m v quadrato. Al posto di v quadrato ci metto questo che è un mezzo mc mezzi al quadrato, un quarto, cioè un quarto, c. L'energia cinetica è un ottavo c quadrato. Ora, il Sole, bruciando tutto il suo idrogeno e trasformandolo in elettro, perde, per generare tutta questa energia per 10 miliardi di anni, perde circa un centocinquantesimo della sua massa. Quindi la quantità di massa del Sole trasformata in energia sono gli oggetti più brillanti dell'universo. Brillano migliaia di volte più delle galassie più brillanti. Brillano miliardi di volte, molte miliardi di volte più delle stelle più brillanti. Perché basta pochissima polvere che ci cada dentro, che sviluppa tutta questa energia qua e la perde, la irraggia e non la vediamo da miliardi di luce di distanza. Perché è importante rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Entrare di un pianeta entrando dentro un buco nero come e far entrare un pianeta come la Terra dentro un buco nero vorrebbe dire comprimerla e farla entrare dentro un buco di pochi millimetri. Il Sole dovrebbe entrare in un buco di 3 km, cioè dovrebbe entrare dentro un cratere della Luna, tutto il Sole, tutta la Luna dovrebbe entrare dentro un cratere dell'Etna. Non è che vuol dire che ce la metti dentro, ma bisogna schiacciarla e farla entrare in 1-2 secondi. Che forza ci vuole? Che pasticcio cosmico deve succedere per prendere un cosmo della Luna, prenderlo e comprimerlo in un paio di secondi e farla entrare dentro un cratere dell'Etna? Non è una cosa immaginabile. Ma allora potenzialmente ogni galassia si trasforma quasi. Quando nasce? Quasi tutte le galassie. Quasi. Ora. I quasar sono oggetti spaventosamente luminosi, che sono stati interpretati quasi controllabilmente come il buco di centrale delle galassie in cui cade della polvere e cade del gas residuo quando la galassia si è formata. Nel centro della nostra galassia non c'è quasar. Perché non c'è? Perché al centro della nostra galassia non c'è più niente, cioè la polvere, i gas interstellari eccetera, non ci sono più. Mentre nella galassia spirale c'è ancora tanta polvere, tanto gas, nella zona centrale è pulitissima, non c'è più niente.
perché è caduto tutto dentro il quale, dentro il buco nero, quando si è formata la galassia. Allora dice, vabbè, un momento, cioè non basta fare della chiacchiera. Riscontro sperimentale, non esistono quasar vicini. Cioè i quasar sono tutti lontani miliardi di anni luce. Lontani miliardi di anni luce vuol dire che il più vicino si è spento tra di noi. Perché noi guardando lontano dallo spazio, guardiamo anche lontano dal passato. Quando vediamo la galassia a 6-7 miliardi di anni luce, non la vediamo come adesso, ma vediamo come era 7 miliardi di anni fa. Se da quella distanza guardassero la nostra galassia, probabilmente ci vedono un quasar accendere, che poi si spegne. Una volta spazzolata tutta la materia che è attorno, si spegne e resta la forza di gravità. Ma mi sono già domandato, allora come si sono formati i buchi neri al centro delle galassie? Come si sono formati i buchi neri al centro delle galassie? Quando si è collassata, quando la materia ha collassato per formare la galassia, una parte è rimasta in rotazione. Quella abbiamo visto che è quella l'intoppo di rotazione ha impedito con la prima parte, non ce la fa. La parte interna che era abbastanza densa, nella parte interna cosa è successo? Che gli scontri dovuti alla densa vento sono riusciti a disperdere energia gravitazionale e quindi il collasso è potuto continuare. Cioè quello che noi adesso vediamo come fine del collasso di una stella quando supera è avvenuto all'inizio tutti gli stadi li ha vissuti il centro della galassia. Cioè la galassia si è formata da una immensa nube di polvere che si è densata e mentre le zone attorno sono rimaste abbastanza libere, diradate e hanno potuto formare gli orbiti secondari che hanno fatto le stelle. Nel centro la massa era troppa e non sono la materia, il raggiamento non è riuscito a smaltire tutto e la massa al centro ha superato il limite di sforzo, si chiama l'orizzonte degli eventi e si è formato un buco nero prima ancora che si formassero le stelle. Cioè, perché se la materia è abbastanza grande e concentrata, e pare che nel centro delle galassie fosse così, abbastanza grande e concentrata, non c'è stella che tenga. La stella non riesce a formarsi, ma non riesce a contrastare la forza di gravità che è troppo forte. Cioè, la forza di gravità è stato possibile contrastare dove la densità non ha mai superato certi limiti. Nei bracci a spirale delle galassie, nelle parti esterne delle galassie, ma nel centro delle galassie l'impoppo di distanza, che è il primo, non è stato sufficiente. La galassia, la forza di gravità è riuscita a prevalere, perché niente si può opporre all'infinito alla forza di gravità. Anche la forza di rotazione si oppone per un certo tempo. Perché qui andiamo in cifre che non hanno nessun senso, 100 zeri di anni, però anche l'energia di rotazione alla fine perde, perché ruotando un corpo emette energia gravitazionale, emette onde gravitazionali. E alla fine, invece che ruotare, sembra stabile nei miliardi di anni, lo è, ma alla lunga no. Ruota a spirale e alla fine si concentra tutto in una zona.